Come facciamo a modificare queste schermate, aggiungere qualcosa visto che sono vuote? Ci si trova nella home, si tiene premuto la casetta, il tasto home quindi, e vediamo che ci troviamo in una fase di impostazione delle 5 schermate a disposizione. Quindi possiamo spostare o rimuovere gli oggetti. Una cosa molto particolare è questa. Per spostarli, si tiene premuto, si può scegliere per esempio di aggiornarli premendo una volta sola. Invece per spostarli si tiene premuto e si può spostare in base alla loro dimensione in tutte queste, utilizzando tutte queste caselline come posizionamento. E quando diventa rosso vuol dire che in quella zona c'è già qualcos'altro, non ci si può mettere. Sicuramente è utile. Ora ho cliccato su fotocamera non volendo. Per aggiungere qualcosa, quindi lo rimettiamo dove era, anzi più in basso. Per aggiungere qualcosa facciamo più. Possiamo aggiungere orologio digitale, meteo, musica, agenda, percorso. Aggiungiamo agenda, che è la solita che avete già visto di là. Stessa cosa, possiamo spostarla dove ci piace. Aggiungi, poi ovviamente qui possono essere scaricate applicazioni che hanno relativi widget e quindi aggiungerli. Mettiamo qui un altro orologio digitale, ci chiede dove, qual è la localizzazione, mettiamo pure fuso orario sistema e ci fa vedere l'orario che noi vogliamo mettere qui, che noi vogliamo mettere qui. Fatto questo, premiamo una volta home e si torna dove prima, quindi non è successo nulla. Per vedere le modifiche che abbiamo fatto, basta fare così. Quindi ci si trova adesso nella seconda dove abbiamo messo l'orologio, che è la prima, scusate, la prima dove abbiamo messo l'orologio, la seconda dove abbiamo messo gli eventi, quella di prima che non è stata pressoché toccata e l'altra è l'ultima vuota.